Ciao, sono Luca e in questo video vedremo come aumentare l'intensità a casa per quanto riguarda i tuoi workout. L'unico limite è di allenarsi a casa, dove comunque puoi fare tutto e la palestra non è obbligatoria, oltre alla mancanza di macchinari, che in realtà puoi perdere importanza del tutto nel momento in cui il muscolo non sa quello che fai, metafora dell'Rocky 4, quindi conta primariamente quello che vai a sentire, e se quello che senti è efficace, tu per il resto per l'appunto perdere importanza, quindi un'eventuale mancanza di leg press o chest press non è un dramma. Fondamentalmente il problema è magari la mancanza di carichi o comunque la difficoltà, scomodità nel ovviamente aggiungere e togliere peso se fai piramidali. Quindi ovviamente a parte, come dire, tecnica numero uno, puoi compensare i carichi inferiori e le eventuali macchine inferiori, non ne hai, quindi magari una panca e due manubri, con le super serie. Io faccio una serie di spinte, poi di croci, poi di spinte, poi di croci, in super serie, per l'appunto compenso magari il fatto che non ho dei manubri da 20 kg come in palestra, e compenso anche il fatto che non posso ad ogni serie, come nel piramidale, aggiungere peso. In palestra magari prendi la coppia di manubri superiore come peso, oppure alla chest press aumenti il carico, anche a casa. Se hai la panca multifunzione, a casa non puoi farlo, quindi ovviamente compensi con le super serie. Molto semplicemente, che è anche molto più divertente, molto più dinamico, maggiore intensità, maggiore densità dell'allenamento dentro i 60 minuti, ti diverti molto di più, miglior pompaggio, maggiore sicurezza, ci guadagni e basta. Poi nel corso del tempo aumenterai i carichi del 5% ogni 2 settimane, però nel frattempo carichi giusti, per l'appunto compensi i manubri che hai, il carico che hai, per l'appunto con le super serie. Dopodiché, tecnica numero 2, il Triple H, l'ho creato apposta per aumentare un po' l'intensità ancora una volta. Se tu hai una barra per trazione con un elastico arrotolato, crei di fatto un'ercolina a casa e in questo modo ancora una volta puoi diciamo eseguire il Triple H, che vuol dire, semplificando, sono 40 ripetizioni divise in 5 serie da 8, dove ad ogni serie ti avvicini, ti allontani e poi dopo ti avvicini al punto in cui l'elastico è fissato. Immagina le spinte per i tricipiti, prima serie da 8, poi mi allontano, seconda serie da 8, poi terza mi allontano ancora, poi mi riavvicino. Tutto senza pause, fra una serie e l'altra, 40 praticamente ripetizioni di fila. E siccome il muscolo non sa quello che fai, metafora di Rocky 4, ma percepisce soltanto lo sforzo, quando io mi allontano il carico percepito aumenta, come se fosse un piramidale in palestra, dove per l'appunto aumento il carico all'ercolina. Quando mi avvicino il carico percepito diminuisce, come se fosse un drop set, dove per l'appunto tolgo peso. In questo modo per l'appunto cambio un po' sia lo stimolo che il muscolo riceve e aumenta l'intensità, perché di fatto non hai pause, quindi diventa una via di mezzo fra piramidale e drop set, per l'appunto senza pause, e in questo modo puoi avere ottimi risultati in termini di intensità, densità, non perdere tempo, non girarti i pollici. Fai una serie, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi magari torni alle croci e spinte super serie, poi dopo che torni al Triple H. Con un po' di fantasia, per l'appunto, puoi avere ottimi risultati con poco, sentire ottima intensità. Poi nel corso del tempo aumenterà magari l'elastico, prendi magari quello nero che è più intenso, più resistente rispetto a quello rosso, e in questo modo per l'appunto avere ottimi risultati. E infine, ultima cosa, con i manubri regolabili puoi ovviamente in poco spazio fare ovviamente piramidali con maggiore comodità. Quindi di base super serie Triple H promossi con manubri elastico, infine manubri regolabili piramidali o eventuali drop set, per l'appunto io aggiungo e tolgo peso con maggiore comodità senza perdere tempo, aggiungendo e togliendo dischi per terra, scancarando, giro la ghiera, estraggo e magicamente i miei manubri transformer super fighi, dove ho il carico giusto per appunto avere un peso giusto, che sia a salire piramidale o a scendere drop set senza perdere tempo. Costo leggermente più elevato, però si ripagano nel corso del tempo se sei motivato e ovviamente vuoi avere ottimi risultati in poco spazio. Quindi di fatto, in condizioni ideali, se tu sommi super serie con Triple H, quindi barra per trazione con elastico, più manubri regolabili, sei una macchina da guerra, fai tutto a casa. In una singola sessione puoi fare super serie, piramidali, drop set, Triple H, oltre che aumentare i carichi nel corso del tempo e per l'appunto con i manubri regolabili. Dopodiché puoi avere ottimi risultati. Ho fatto parecchi workout a riguardo, ti ci rimando, e dopodiché poi veramente non rimpiangi la palestra. Ti rimando quindi ai miei workout, Paradigma Autoconsapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!